E la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. In un modo o nell'altro sono riuscito, come potete vedere, a rimettere un po' un green screen e quindi la webcam. Non è una situazione molto comoda, ci ho messo parecchio tempo, ma insomma funziona. Magari registrerò qualche episodio in più oggi in modo da poter sfruttare questo setup. Allora, in pratica avevamo praticamente finito la prima parte dell'Egitto, no? Per cui eravamo qua in questa zona, abbiamo conquistato tutto, abbiamo fatto la missione finale di assedio. Adesso ci troviamo nella situazione in cui invece dobbiamo andare in Egitto, che sarà la parte più occidentale, insomma, in cui dobbiamo andare a confrontarci con le truppe egiziane e pian piano poi andare ad affrontare, da quello che immagino, da quello che c'è scritto il faraone e conquistare Alessandria. Praticamente si tratta sempre della stessa storia, e quindi nulla di eccezionale, ma immagino che ci sarà un'altra parte di storia, forse. Boh, per ora no. Per ora no. Abbiamo preso Nasamones, abbiamo sediato Avgila, e boh. Allora, intanto metterò un attimo in pausa, così almeno sistemo un attimo le skill e ci rivediamo tra pochi minuti. Rieccoci, Ciurma. In realtà, allora, ho sistemato le skill. Ho distrutto tutti gli oggetti praticamente che erano superflui. Ho fatto un po' di pulizia perché avevamo davvero troppa roba e non era. Però toglie uno di movimento. Quanto abbiamo di movimento? 7. E lui quanto ha 7? 9. Ah, lui potrei togliere uno di movimento per dargli tutta questa roba in più. Facciamo così, vada. Ci sta. No, bestia deve avere del buon movimento. Non avevo visto che c'era quella roba più ficcante che potevo. Tra l'altro, non avevo visto, ma il tizio là ci ha lasciato un arco mica male codato a Kalida, Yuria Kalida. Perché è vero che è a meno accuracy, perché è a posto che 12 a 10, però ha più danno critico e in più le frecce che sono scagliate da questo arco non sono rimbalzate dagli scudi. Per cui è fichissimo. E anche le abilità non sono male, perché c'è il bleeding, c'è il crippled, c'è il fuoco e c'è il veleno, che non sono mica male, che non sono mica male, in più fa più danno base. E quando siamo arrivati qua nell'accampamento, a parte che non ho guardato se per caso lui ha delle robe da venderci, Oh, c'è elegate. stato You look. l'avviso che ci sono dei senatori da Roma che vogliono parlare con noi, per cui sono curioso di capire che cosa vogliono. Ed è anche per quello che mi sono rimesso a registrare, in realtà perché ero entrato qua solo per mettere a curare i tizi e per rifornire un po' di oggetti, visto che siamo praticamente senza niente in questo momento. Allora, cos'è che vogliono qua? Allora, hanno tanti schiavi, ma hanno poche medicine. Ma non è che abbiamo tutte queste medicine. Ma in realtà non è che abbiamo tanto di niente, no? Poi loro non hanno soldi, per cui chi se ne frega. L'unica cosa che ci serve sono i soldi, che ce ne servono sempre infiniti. Tra l'altro è saltata fuori la notizia che vogliono assediarci, non questo accampamento, ma l'altro, che c'era la legione, insomma. Awe, legate. No, non è. Sono questi, ok. Legate. Thank you for meeting us. E Pompeo? E Gneo Pompeo? Certo, senatore, cosa devo We're l'onore? here to see how your war is Sono qui going. per vedere come sta andando la Don't guerra. worry. The Fetiales have declared Bellum, Eustum et Pium as expected. Your war against Egypt is legitimate. Ah, non ti preoccupare, hanno dichiarato la tua guerra giusta e pia e legittima la tua guerra contro l'Egitto. Ok. Ottimo, non possiamo lasciare la morte del console We impunita. all feel the same way, trust me. I can hardly imagine what foolishness could have pushed Ptolemy to such a misdeed. Siamo tutti dello stesso parere. Che pazzia Tolomeo a portarlo, cioè che aver portato Tolomeo una roba del genere. Qui in realtà non è stato Tolomeo, ma insomma la versione ufficiale è Your che sono gli camp is in good egiziani. shape.
A heartening sight. It makes me ache to resume command once more. Ah, è in ottimo stato. Ok, grazie. Non sei ancora al comando delle legioni di Spagna? They still exist, at least in the records. But it has been many years since they mustered for war. Ah, ok, sono tanti anni che non vanno in guerra. A good thing for Rome. Meglio per Roma. Don't be so certain. But tell me about your African legion. Allora, le mie legioni africane. Sono dei buoni guerrieri che sono leali a Roma. Loyal to you, perhaps. As for their quality as warriors, you posit there a match for Legio Victrix? Sono leali a te piuttosto. Come combattenti, pensi che possano essere all'altezza della Legio Victrix? Forse no, ma recupereranno in fretta. One would hope so. It is audacious to take on the armies of Egypt with one Roman legion and one auxiliary. Beh, perché il Senato sponsorizzerà, cioè ci manderà più legioni per unirsi alla guerra? He's got you there, Pompeius. You are correct, of course. Rome will not send you more troops, as you are not a consul. But you already command the equal of a consular army. You must make do with what you have. Ok, devi cavartela con quello che hai. Anyway, it's good to see your war goes well. We should continue our inspections. Continuiamo le ispezioni, va bene. I'm sure you have much to see to yourself, Legate. Good day to you. Buongiorno anche, buona giornata anche a voi. Bene, ottimo. Grazie per il saluto. E niente, allora, qua cosa possiamo replenish? Replenish. Ah no, ho usato quelle gratis o ho usato... Mi sa che ho usato delle roba. Quindi, niente, vabbè. Io faccio che salutarvi, metto di nuovo in pausa. Mi spiace, ma queste sono delle robe proprio tediose di aspettare, per cui... Meglio così. Ragazzi, è successa una cosa molto strana. Perché c'era la... la legione qua, a difesa dell'accampamento che stava per essere attaccato... È arrivato l'attacco e niente, è semplicemente successo zona persa. Non c'è stata guerra, non c'è stato niente. Non so perché. Non so, non ho proprio idea. Oh, facciamo che entrare, forse che dobbiamo rinforzarla quella, boh. Adesso dobbiamo provare a risistemare le cose, perché io vorrei attaccare magari con quella degli africani, non so se c'è qualche differenza, più che altro per far salire il morale, perché ho visto che è molto molto basso. Per cui se dovessimo finirci in battaglia con quella, mica buono. Allora, vediamo se possiamo rinforzare o che qui... Intanto ho fatto tre free replenish, ho messo di nuovo a fare. I tizi sono guariti, per fortuna. Allora, Legio Victrix... No, Legio Prorum. Ah, ma non hanno neanche dei... Non hanno neanche dei generali qua. Oh, porca miseria. E chi ci metto? Chi ci metto? Devo prendere negli altri, mi sa. Quei centurioni però, è giusto? Non mi ricordo più questa roba qua. Questo è per artiglieria e infanteria. Questo cos'è? Artiglieria e artiglieria. Cioè, questo è una bestia sacra di artiglieria. Questo diminuisce la difesa. Artiglieria e artiglieria. Questo mi piace già di più. Cautela. Vabbè, farò che prendere questo.
Ok, che è andato là. E l'arciere a questo punto, quello che è aggressivo, ma... Vai, Mareo, se mi costano tutte queste cose. E oltre a questo... Avrei bisogno di fare un replenish di questi cosi. Com'è che si faceva? Dal... Outpost Management, dal... Garrison. C'era qualcuno che aveva il garrison più alto, lui. Ok, che me le porta di livello 11. Ok, facciamo così, tanto bestie per un attimo non ne abbiamo bisogno, spero. E ce ne andiamo. Cavolo, se andiamo sotto i 10.000. Dei poveracci. Però mi sa che dobbiamo comunque attaccare con la legione, quella principale. Perché non so se... Può aspettare che arrivi l'altra. Io manderei l'altra più che altro, perché non è... Dove sta andando questa? Là sotto, ok. Ma facciamo che... Pare... Outpost con questa è un po' più svantaggiata, ma almeno se tutto va bene si fa un po' di morale. Qua invece ci mandiamo lei a prendere il cibo, perché abbiamo bisogno di una vagonata di cibo, sperando poi di riuscire a venderlo, perché comunque qua non è che ci sono tante cose che possiamo fare. Allora, risolviamo la battaglia. Allora, il nemico fa un meno 3, meno 2, meno 2. Ok, che già non è buono. Allora, questa non è... Andrei con questo. Missing soldiers. Abbiamo già dei missing soldiers. Facciamo che aumentare un po' il morale e vediamo un po' che succede. The men are awaiting your orders. Quello che ci aumenta un po'... Il morale, magari. No, solo questo è eccezionale. Allora, vediamo un po'. Qua ci porta a meno 2 quello e a 0 quell'altro. Questo ci fa diminuire ancora lo scudo, che non mi piace. Questo invece ci fa diminuire di 1 la catapulta. Questo lo scudo però non posso lasciarlo là così, così basso. Archeum, Perché Latios, rischiamo... We are ready to engage the enemy. No, no, scusate, non... Allora, cosa capiamo? Ah no, questa va distrutta poi? No, però vorrei qualcosa questa tipo. Si è messi malino, eh. Però dovremmo comunque venderla. Cioè, venderla, vincerla. Si ritirerà se sconfitta, eh sì. E con questa, perché però ci scende di nuovo lo scudo, ma ci aumenta di due. Andrei con questa. Questo ci fa scendere i due, ma ci fa aumentare gli altri. Ah no, ci fa aumentare tutto tranne il cavallo che scende. Questo invece ci porta sull'Outer World, chi se ne frega. Questo ci fissa un po' lo scudo. Però ce ne fa abbassare due. No. Ci fa abbassare di uno il cavallo. Di... La ruota. Andiamo con questo.
Ok, anime manpower. Questa no, no. Questa ci fissa un po' le cose. Questa gli toglie un po' di roba a loro. Vai con questa. Passeriamo! Ah, quello ha due catapulte, vabbè. E c'è sceso il morale di 5. Già era molto basso. Però è aumentata l'esperienza. Abbiamo perso gente. Abbiamo recuperato il posto, se non altro. E allora, devo aspettare un attimo e quando sono pronte le robine. Ho un fracco di tempo qua. Nuove reclute, buono. Entriamo quando sono pronte le... No, aspettiamo a questo punto. Il tent restock, così facciamo tutto insieme. New recruits, ok. Qua altre provviste non possiamo farle. Ecco. Allora, vediamo se il mercante c'ha roba nuova, ma mi sa che è sempre uguale. E andiamo qua a vedere un po'. Abbiamo qualcuno di un po' più ficcante che non quello. Allora, questo ci sta. Però solo livello 6. Ma cambia qualcosa per quello? Non credo. Prendiamo questo. Scusate, spero che non sentiate troppo rumore, ma mi sono messo a fare un po' di casino proprio qua fuori dalla mia porta, quindi I'm sorry. Purtroppo quando registro capitano sempre ste imprevisti e non ci posso farci più di tanto. Anche per quello che sono un pochettino più silente, perché almeno così il microfono non capta tutte le robe. Allora, free. Poi diamo anche i pila a lui e vabbè. E la bestia. Ottimo. E niente, detto questo metto in pausa e cerchiamo di sistemare le cose. C'è stata un'altra battaglia nel mentre e mi rompe un sacco questa cosa qua, perché stiamo precipitando tantissimo come soldi a forza di rinforzare le nostre... legioni. In più ancora non riesco a vendere nulla dal mercante. E cos'è che volevo dire? Non mi ricordo più. Abbiamo quasi fissato qua con i vari replenish, ma ho visto comunque che l'episodio si è protratto abbastanza lungo, per cui direi che possiamo anche concluderlo, perché tanto comunque è venuto un episodio un po' così così. Spero che vivamente che non ci siano troppi problemi, perché qui di soldi stiamo precipitando a un ritmo vertiginoso. Sono morti altri 300 legionari che adesso dovremmo andare a rinforzare.
se dobbiamo andare a rinforzare costantemente con questo ritmo senza poter avere altri introiti se non tramite il cibo che in questo momento non stiamo riuscendo a vendere, è un po' una bella fregatura, perché adesso, come potrete andare a vedere, ci sarà di nuovo una bella mazzata di soldi per poter riportare a 4.800 i nostri At your legionari. service. Eravamo più di 10.000 quando ho iniziato il video e adesso è vero che abbiamo reclutato 4 persone, ma comunque altre 1.000. Detto questo, io come al solito vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto e lasciare un commento qua sotto se il video vi fosse piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata. Thank you.